Ciao, siamo in compagnia di Fred Cuomo, l'autore, regista, produttore di 18 Jussoli, il film che ha celebrato le seconde generazioni, oppure le istanze delle seconde generazioni, uscito nel 2011. E volevo solo chiederti un paio di cose. Cos'è cambiato dall'uscita del tuo film, dalla sua produzione? Cos'è cambiato innanzitutto nella tua vita? Bene, la mia vita a livello personale, quindi di esperienza proprio personale, non professionale, sono cambiate diverse cose, perché sono entrato in contatto con un mondo molto vasto che mi ha veramente emozionato, appassionato, che non conoscevo bene, un po' per motivi generazionali, un po' anche per motivi miei professionali che mi spingono a frequentare o andare in diversi paesi del mondo. E quindi cos'è cambiato? È cambiato che sono contento di questa bellissima Italia che ho visto, che c'è in giro. Io ho girato tantissimo, c'è un'Italia fatta di tanti giovani di seconda generazione, di tanti giovani che hanno voglia di fare, di dare un contributo al paese. Quindi una bellissima energia tutta colorata che io invidio dall'alto dei miei 41 anni. Mi sarebbe piaciuto essere sicuramente un ventenne in questa Italia del 2013. Quindi dal lato personale sono grato al documentario di avermi messo in contatto con tutta questa serie di persone, di questo cosmo molto interessante. Invece dal punto di vista professionale anche lì ho fatto un bel viaggio, nel senso che 18 Jussoli, che apparentemente è un documentario che parla del problema della cittadinanza in Italia, sta diventando anche un documentario, lo abbiamo visto all'estero, a New York abbiamo fatto diverse proiezioni, tra l'altro in università importanti come la Columbia University, Brown o UPenn, sono tutte Ivy League, e non abbiamo fatto la proiezione per, tra virgolette, sputtanare cosa succede qui in Italia con la cittadinanza, anche se sono rimasti tutti straniti, perché è un concetto veramente difficile, soprattutto per un americano, capire che una persona che nasce in Italia non è italiano. Questo è una cosa molto difficile. Però cosa è successo? 18 Jussoli è la soluzione che c'è in 18 Jussoli, cioè il fatto di adottare, tra virgolette, uno Jussoli temperato, una via mediana, ecco, tra lo Jus sanguinis e lo Jussoli secco, sta in realtà diventando un paradigma globale, nel senso che, ad esempio, in America non c'è il problema della cittadinanza, se tu nasci in America sei americano, però in questo momento c'è un problema di 1 milione di ragazzi che si chiamano undocumented, che sono i ragazzi figli degli messicani, di immigrati che spesso sono immigrati legalmente negli Stati Uniti, portandosi però questi ragazzi quando avevano 2-3 anni. Adesso questi ragazzi hanno tutti tra i 18 e i 30 anni, hanno trascorso la maggior parte della loro vita in America, pur non avendo nessun permesso di soggiorno, e l'America, il presidente Obama, ma anche in campagna elettorale Romney, si sono interrogati su che cosa fare di questi ragazzi, perché è ovvio che non li puoi mica più riportare in Messico o fare un'espulsione come dovresti fare. E quindi probabilmente anche loro arriveranno a questo concetto di cittadinanza che forse noi stiamo maturando, anche se in ritardo, cioè sei cittadino perché i tuoi genitori sono cittadini, sei cittadino perché nasci in un posto ma poi te ne vai via perché i tuoi genitori ti portano in un altro paese, o sei cittadino perché in quel posto bene o male ci cresci, cioè i tuoi primi anni di vita, le elementari, le medie, le trascorri in questo paese e quindi è lì che fai il tuo imprinting. Io penso che nel 2013 quest'ultima situazione sia sicuramente quella più importante, quella che sta diventando più frequente in tutto il mondo, perché in tutto il mondo abbiamo casi di immigrazione, in Arabia Saudita o negli Emirati Arabi è pieno di persone che vengono dal Bangladesh, che hanno avuto figli lì, che non sono riconosciuti cittadini, e quindi ci sono dei grossi problemi anche lì per questi ragazzi. Quindi a livello professionale questo documentario, diciamo, mi ha spinto a diventare, mio malgrado, una specie di testimonial di quella che è la cittadinanza, però parlandone proprio a livello globale. Quindi mi sta molto appassionando questo tema, tanto che stiamo facendo degli spin-off legati a questo concetto. E invece, perché sono 2 anni che va in giro per l'Italia, noi ci siamo incontrati vicino a Venezia un anno fa la prima volta, è cambiata un po' la percezione
della gente. Poi una cosa, chi è che viene a vedere il tuo film? Vengono seconda generazione, invece sono più gli italiani cosiddetti autoctoni? Beh, io parlo intanto del pubblico del mio film. Il pubblico del mio film è vario, nel senso che siccome è stato un film pensato all'inizio insieme anche a tante associazioni che a sua volta hanno avuto la libertà, proprio data da me, che sono anche il produttore, di proiettarlo, di organizzare proiezioni, eccetera, e sono associazioni nazionali, quindi c'è l'ACLI, Caritas, a volte c'è l'ARCI, c'è ANONF, i sindacati, a volte le regioni. Ovvio che ogni tanto capita che nelle proiezioni ci sia, tra virgolette, il loro pubblico, quindi mi può capitare un pubblico italiano autoctono solamente, tra virgolette, anche proveniente dal mondo associativo, come mi può capitare di fare una proiezione magari di una festa interculturale. Quest'anno abbiamo fatto una bellissima in provincia di Treviso, che c'è una bellissima festa ormai da 16-17 anni che ha 1000-1500 persone a sera, e quindi in questo caso il pubblico era vario, eterogeneo, come mi può capitare di fare, ne abbiamo fatte tantissime, proiezioni nelle scuole superiori, e ci sono molti istituti superiori, specie gli istituti professionali, le scuole professionali, dove ormai il 60-70% dei ragazzi, in una terza, in una quarta, in una quinta, sono di seconda generazione. E devo dire che ci sono state delle belle soddisfazioni, perché il documentario 18 Ius Soli, tra l'altro, utilizza anche esempi che io non pensavo fossero così seguiti dai ragazzi, come ad esempio Ballotelli. E Ballotelli, ho la sensazione che non sia seguito come calciatore basta, ma sia per molti ragazzi di seconda generazione qualcosa di più, anche se lui non, sicuramente non fa endorsement o non, in questo momento non fa l'attivista, gioca semplicemente a calcio, eppure viene visto come un possibile testimonial del loro riscatto. E quindi io sono soddisfatto quando facciamo queste proiezioni, perché basta inserire questo frame e vedere questo frame di qualche secondo di Ballotelli, che c'è il boato nella sala dove facciamo la proiezione con gli istituti, le scuole, per cui il pubblico è sempre stato eterogeneo. Per quanto riguarda quello che può essere cambiato, io vedo che noi parliamo spesso, anche a fine del documentario facciamo dei panel, dei dibattiti sulla cittadinanza, e spesso ricordiamo un paio di cose che secondo me dovremmo noi italiani ricordare ogni tanto, ricordarci, ma perché è una cosa che secondo me è anche questo forse è l'orgoglio di essere italiani. Quindi spesso noi ricordiamo che l'Italia è innanzitutto l'incubatore della diversità, perché già dall'Impero Romano è stato il primo paese che ha saputo piano piano creare inclusione tra popoli e culture provenienti da diverse parti dell'Impero Romano. Dopodiché è riuscita l'Italia nei secoli della storia a creare cose bellissime, il Rinascimento, arte, scienza, design. Noi siamo forti nel design, che sia un design del vestito, quindi la moda, che sia il design delle costruzioni, l'arte, o il design della cultura, abbiamo creato musica, ma questo design noi l'abbiamo creato perché abbiamo sempre mischiato le varie culture che c'erano in Italia. Noi non sappiamo di molti nomi famosi che noi leggiamo nella storia di poeti, scienziati o artisti, in realtà non sappiamo effettivamente, alcuni di loro erano o ragazzi di seconda generazione o erano immigrati, ovviamente avendo un nome latino o italiano ce ne siamo totalmente dimenticato. Quindi io spesso ricordo questo, non solo nelle scuole, proprio per cercare di smitizzare quella parola e quel concetto che non esiste dell'italiano, tra virgolette, puro, che a volte noi vediamo pronunciato da certe persone che vorrebbero far sì che l'Italia sia uno Stato un po' come la Germania, no? Che abbia questa razza italica pura da decenni. No, la razza italica, se si può parlare di razza nel 2013, tra virgolette, è l'unica componente in realtà multiculturale della storia. Anzi, siamo stati noi i primi ad avere il primo Barack Obama dell'epoca, che era l'imperatore Caracalla, che era metà nordafricano, perché suo papà era libico, l'imperatore Settimo Severo era libico e la madre invece era romana. Per cui alla fine mi piace ricordare queste cose. Questo perché? Perché cerchiamo di dare ai ragazzi italiani autoctoni o di seconda generazione proprio l'input di dire: noi come nazione nella storia abbiamo creato tanto proprio per questo culto, questo sapere integrale e diversità, dobbiamo riappropriarci di questo
linguaggio. Anzi, forse potremmo essere poi di maggiore esempio per tanti altri popoli che adesso noi guardiamo, che sono più avanti di noi, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, ma io sono sicuro che se sapremo creare una buona inclusione, poi sapremo anche dare dei modelli positivi per gli altri popoli. Che possono essere emulati. Certo. E invece è cambiato un po' il discorso della politica oppure rimane solo un discorso? Belle parole? Ma io, guarda, la politica purtroppo ha questa sua ormai declinazione che comunque deve essere al tempo stesso anche politica, e quindi lo è in tanti argomenti, a volte, che non è solo la seconda generazione della cittadinanza, purtroppo in tanti argomenti di ammodernamento, ecco, del paese, è ferma. Poi è ovvio che tutti quanti in questo momento stiamo vedendo questo grosso dibattito, queste nuove forze che cercano di entrare nella politica, sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Nel centro-sinistra stiamo vedendo le primarie, nel centro-destra stiamo vedendo i primi timidi approcci a cercare comunque di uscire da quella situazione sclerotizzata di prima. Nei partiti o movimenti, anche quelli che erano più ferri, rigidi sull'immigrazione, io mi riferisco a molti giovani della Lega, io comunque, peraltro ne ho incontrati tantissimi nel corso del tour del documentario, non a livello nazionale, a livello locale, anche lì io vedo che qualcosa comunque timidamente sta cambiando. Vedremo come evolverà, cioè quale sarà poi la proposta, la soluzione politica al problema della cittadinanza. Ma perché so che poi alla fine ai convegni c'è sempre il politico di turno, no? Che fa il suo bel discorso, le sue belle parole, ma c'è qualcuno che in privato magari ti ha detto qualcosa che ti ha colpito, che non ti aspettavi? Sì, ma tantissimi. Io adesso non posso fare i nomi. No, ma fai un po' di nomi, dai. Beh, a parte che c'era un politico del centrodestra, che adesso non è Quagliarello, è quell'altro, tra l'altro penso della vostra zona, ho dimenticato totalmente il nome, però lui ha una fondazione importante. E anche lui, una volta vista il documentario, ha detto: beh, ma sì, ma su questa cosa, su questa cosa dobbiamo assolutamente prendere. Ma è la stessa cosa che il problema dei ragazzi di seconda generazione e della cittadinanza, se ci fate caso, è la stessa cosa anche di Balotelli, no? Finché è stata una cosa fatta a slogan, non ha funzionato, cioè ha diviso la destra con la sinistra, eccetera. Poi magari è bastato guardare o bene una partita di calcio durante gli scorsi europei, per cui anche un Borghezio si è fermato a dire: no, ma Balotelli è padano, cioè per dire è scattato qualcosa. Che scatta qualcosa, come nel mio caso basta vedere ovviamente il documentario, che non è altro che una specie di metafora del dire: guarda, caro italiano, io ti porto nel tuo salotto di casa per 40 minuti, tra virgolette, un ragazzo di seconda generazione. È ovvio che dopo che senti e ci parli, come puoi non pensare che sia italiano? E questo è l'effetto ovviamente che sta producendo questo lavoro.